Buongiorno Alessandro D'Este, presidente amministratore legato di Ferrero Commerciale Italia. Sì. Partiamo dalle sue spalle, Tic Tac con un nuovo prodotto, quello sì. Con la gomma. Finalmente, dopo moltissimi anni del lancio della caramella che ci ha accompagnato noi consumatori italiani e tutto il mondo, una delle caramelle più amate dai consumatori, finalmente entriamo nel mondo delle gomme, con tecnologie molto particolari, tra l'altro, per cui abbiamo cercato di realizzare qualche cosa che sorprendesse i consumatori per la propria qualità. Abbiamo sentito parlare di agilità oggi, di capacità anche di adeguarsi a un consumatore che è più attento, ma che si vuole anche divertire in qualche modo, che vuole avere piacere dall'esperienza del gusto. E Nutella su questo ha tanta esperienza ma anche innovazione. Cosa avete pensato, cosa state pensando? Ma guardi, posso dire che cosa abbiamo realizzato esclusivamente negli ultimi 6 mesi? Abbiamo fatto due attività che credo siano state le attività di maggior successo probabilmente della storia della Nutella in Italia e forse, mi permetto di dirlo, addirittura dell'alto consumo italiano. Abbiamo fatto un'attività promozionale in cui davamo una lampada per all'acquisto del prodotto e 700.000 consumatori hanno aderito, quindi oggi ci sono 700.000 consumatori che probabilmente nella cameretta del proprio figlio hanno la lampada che tengono sempre accesa. Quindi è un'idea illuminante. E poi abbiamo realizzato quello di cui ho parlato anche quando eravamo in plenaria, sì. Un'attività fantastica, cioè la Nutella unica, Nutella per te, come te non c'è nessuno, rivolto al consumatore finale, e abbiamo dato la possibilità ai consumatori di scegliere la propria Nutella. Oltre 7 milioni di vasetti diversi che ci hanno consentito di rinnovare l'amore, la fidelizzazione, l'avvicinamento, la vicinanza dei consumatori rispetto a questo prodotto. Un consumatore che vuole anche, può essere protagonista. Certo, vuole essere riconosciuto come individuo e quindi come individuo deve essere rispettato, come individuo deve essere trattato. Sappiamo bene che il consumatore deve essere rassicurato, ma sulla base della fiducia anche deve essere anche in qualche modo coinvolto e reso vicino. Grazie.